Al Salone di Ginevra troviamo il signor Pietro Lardini, presidente e amministratore delegato di Idea Institute. Buongiorno. Buongiorno. E come ben lo dice questo concept car presentato da voi qui, è una nuova era per l'azienda. Diciamo che noi abbiamo lanciato questo programma di rinnovamento, un programma importante di rinnovamento aziendale lo scorso anno, in occasione del 30° compleanno di Idea Institute, e abbiamo operato una serie di applicazione di una strategia aziendale che abbiamo definito, che passa attraverso alcuni filoni fondamentali. Il primo è quello di riaffermare il design di Idea Institute dopo diversi anni di lavoro con alcuni dei principali costruttori di auto nel mondo su progetti dove noi lavoravamo spalla a spalla in modo silenzioso, come è tradizione di Idea Institute. Questa vettura ERA, che vuole appunto rappresentare la nuova era di Idea Institute, è un chiaro esercizio di stile che riprende il tipico stile italiano, rivisto in una chiave assolutamente odierna e direi anche futura, visto quello che abbiamo dichiarato dal punto di vista delle opportunità di motorizzazione ibrida. Siamo ritornati dopo 10 anni di assenza al Salone di Ginevra e questo vuole essere il primo di una serie di modelli e vuole rappresentare un piano di sviluppo di una serie di linee stilistiche che proponiamo ai nostri clienti e al pubblico. È un importante riguardo all'ecologia con questo tipo di concept car e anche con nuovi sviluppi a livello aziendale, con degli accordi importanti con importanti aziende internazionali. Beh, diciamo che noi pensiamo che anche su vetture di questo tipo ci sia spazio e ci deve essere spazio per un futuro sviluppo e una futura applicazione che sia più ecocompatibile. Infatti lo dimostrano poi, perché sono tanti che si sono occupati di questo settore. Assolutamente, vediamo qui al Salone che non c'è stand, non c'è costruttore che non presenti qualche novità, qualche innovazione. La nostra idea su una vettura di questo tipo, che è una vettura particolare, una vettura che ha una tipica impronta sportiva, ci sia spazio anche per questo. È per questo che qualche giorno fa abbiamo annunciato un accordo con la società Microvet, che è una società leader nel settore, abbiamo annunciato di sviluppare insieme un progetto per la definizione della miglior soluzione per un'applicazione ibrida su una vettura così. E quindi pensiamo a una combinazione fra un motore a combustione e un motore elettrico che sia pienamente in linea con quelle che sono le tendenze, ma del prossimo futuro, e con la miglior utilizzo, col miglior utilizzo, che la miglior guidabilità che una vettura di questo tipo deve avere.